Ciao a tutti, sono Fabio Silver e benvenuti sul mio canale YouTube, Fabio Silver News. Oggi vi porto in un viaggio attraverso un capitolo importante della storia italiana, l'impresa dei mille. In questo video esploreremo gli eventi avvincenti e le figure leggendarie che hanno reso possibile questo momento epocale per l'Italia. Dall'audace sbarco a Marsala fino alla liberazione di Napoli, ripercorreremo i passi coraggiosi di Giuseppe Garibaldi e dei suoi fedeli seguaci nella lotta per l'unità nazionale e l'indipendenza. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e lasciare un like se apprezzate il contenuto. Mi piacerebbe anche sentire le vostre opinioni e riflessioni nei commenti qui sotto. Siete pronti? Allora, senza indugi, immergiamoci insieme nella storia affascinante dell'impresa dei mille. Buona visione. Capitolo 1. Introduzione. Nel XIX secolo, l'Italia era un mosaico frammentato di stati e territori controllati da varie potenze straniere e governi locali. In questo contesto, l'impresa dei mille si staglia come un momento epico di ribellione e speranza nel cuore degli italiani desiderosi di unità nazionale. Le strade polverose delle città italiane echeggiavano dei sussurri del cambiamento imminente, mentre il popolo bramava l'unione sotto una sola bandiera. Questo desiderio ardente di libertà e autonomia nazionale si scontrava con le realtà politiche del tempo, dove il potere era diviso tra vari regni e ducati, ciascuno governato da interessi locali e stranieri. In questo scenario tumultuoso, un uomo emergeva come fulcro della speranza per un'Italia unita, Giuseppe Garibaldi. Nato a Nizza nel 1805, Garibaldi aveva dedicato la sua vita alla causa della libertà e dell'indipendenza italiana. Soldato coraggioso e patriota inflessibile, Garibaldi incarnava lo spirito ribelle di un'Italia desiderosa di emancipazione. Il fervore nazionalista si diffuse rapidamente, alimentato dalle idee dei filosofi illuministi e dalla lotta per l'indipendenza che infiammava il cuore degli italiani. Garibaldi, con la sua retorica appassionata e il suo coraggio indomito, si ergeva come un faro di speranza in un mare di disperazione e divisione. Nell'anno del Signore 1856, Garibaldi, insieme a un gruppo eterogeneo di volontari, pianificava segretamente l'audace impresa dei mille. Questo gruppo eterogeneo comprendeva idealisti, soldati esperti e semplici cittadini, desiderosi di combattere per la causa dell'unità italiana. Dopo mesi di preparativi clandestini e riunioni segrete, l'ora della partenza era finalmente giunta. Il mare sconfinato del Mediterraneo si apriva di fronte a loro, promettendo avventure e pericoli ineguagliabili. Ma il cuore dei mille era saldo come le rocce della loro terra, determinato a lottare per un'Italia libera e unita. Così, con l'impeto del vento a favore e il cuore gonfio di speranza, Garibaldi e i suoi uomini affrontarono le onde del Mediterraneo con determinazione incrollabile. La battaglia di Calatafimi, combattuta con coraggio e abnegazione, segnò l'inizio di una nuova era per l'Italia. Capitolo 2. Antefatti. Le tensioni politiche che dominavano l'Italia nel XIX secolo erano palpabili. Il potere era diviso tra vari regni e ducati, e il sentimento nazionalista stava guadagnando terreno. Uno dei protagonisti di questa storia è Giuseppe Garibaldi, un fervente patriota italiano desideroso di liberare la sua terra dall'oppressione straniera e di unificarla sotto un'unica bandiera. Nato nel 1805 a Nizza, all'epoca parte del Regno di Sardegna, Garibaldi crebbe con un senso profondo di identità italiana e un ardente desiderio di vedere la sua patria unita e libera. Dopo aver trascorso anni a combattere in varie guerre e campagne militari in Sud America, Garibaldi ritornò in patria con un nuovo scopo: liberare l'Italia dall'oppressione straniera e unificarla sotto un'unica autorità. Il suo fervore nazionalista lo portò a scontrarsi con le forze conservatrici e reazionarie che dominavano la politica italiana dell'epoca. Il suo sogno di un'Italia unita e libera era in netto contrasto con il status quo, dove il potere era diviso tra vari regni e ducati, ciascuno controllato da interessi locali e stranieri. Ma Garibaldi non era solo nel suo desiderio di cambiamento. In tutta Italia, l'idea di un'Italia unita e indipendente stava guadagnando terreno, alimentata dalle idee dei filosofi illuministi e dalla lotta per l'indipendenza che infiammava il cuore degli italiani. Il tempo era maturo per un cambiamento radicale, e Garibaldi era determinato a essere il suo catalizzatore. Il suo carisma magnetico e la sua retorica appassionata lo resero rapidamente un'icona del movimento risorgimentale italiano.
un simbolo di speranza e cambiamento per milioni di persone in tutta la penisola. La sua determinazione incrollabile e il suo coraggio indomito lo resero un eroe nazionale, venerato e ammirato da tutti coloro che desideravano vedere l'Italia libera e unita. Mentre l'Europa guardava con interesse gli sviluppi in Italia, Garibaldi si preparava silenziosamente per la sua più grande impresa, l'impresa dei mille. Con un gruppo eterogeneo di volontari, Garibaldi si apprestava a intraprendere un viaggio epico che avrebbe cambiato il corso della storia italiana per sempre. La sua determinazione e il suo coraggio avrebbero ispirato generazioni future a lottare per la libertà e l'indipendenza, e il suo nome sarebbe rimasto scolpito nei cuori e nelle menti degli italiani per sempre. Capitolo 3. Preparativi per lo sbarco. Nell'anno del Signore 1856, l'aria era carica di fervore e anticipazione, mentre Giuseppe Garibaldi e i suoi fedeli compagni si preparavano per l'impresa dei mille. In un'Italia divisa e oppressa, la speranza di libertà bruciava luminosa nei cuori dei patrioti, pronti a seguire il loro eroe nella lotta per un'Italia unita e indipendente. I preparativi per l'impresa dei mille erano avvolti nel segreto e nell'intrigo, poiché Garibaldi sapeva che ogni minimo dettaglio doveva essere pianificato con attenzione per garantire il successo della missione. Riunioni clandestine si tenevano nelle stanze buie delle città italiane, mentre i patrioti discutevano strategie e tattiche per la liberazione della loro amata patria. Il reclutamento dei volontari era una parte cruciale dei preparativi. Garibaldi cercava uomini coraggiosi e determinati, disposti a sacrificare tutto per la causa dell'unità italiana. Soldati esperti, idealisti appassionati e semplici contadini desiderosi di libertà risposero al suo appello, pronti a mettere le loro vite in gioco per il bene superiore della patria. Ma l'impresa dei mille non poteva essere realizzata solo con coraggio e determinazione. Era necessario anche un supporto logistico adeguato per garantire il successo della missione. Garibaldi e i suoi seguaci si impegnarono nella raccolta di armi, munizioni e rifornimenti, accumulando le risorse necessarie per affrontare le sfide che li attendevano. Il segreto era la parola d'ordine durante questa fase preparatoria. Garibaldi sapeva che i suoi nemici avrebbero fatto di tutto per ostacolare i suoi piani. Quindi, ogni precauzione doveva essere presa per mantenere le loro intenzioni nascoste. Solo coloro che erano veramente devoti alla causa e che potevano essere fidati con il segreto più prezioso venivano ammessi nei circoli interni dell'organizzazione. Infine, il momento della partenza arrivò. Con le vele gonfie dal vento e il cuore colmo di speranza, Garibaldi e i suoi uomini salparono verso l'ignoto, pronti a compiere l'impresa più audace della loro vita. La battaglia per un'Italia unita e indipendente era appena iniziata e il destino della nazione pendeva sulla bilancia della storia. Capitolo 4. Lo sbarco a Marsala. L'aurora del 22 maggio vide il mare punteggiato dalle vele delle navi dei mille, pronte a sbarcare sulla terra promessa della Sicilia. Con l'impeto del vento a favore e il cuore gonfio di speranza, Giuseppe Garibaldi e i suoi uomini affrontarono le onde del Mediterraneo con determinazione incrollabile. Mentre le navi si avvicinavano alla costa di Marsala, le ombre dell'incertezza si dissiparono davanti alla luce del sole che sorgeva all'orizzonte. Garibaldi, con il suo sguardo fermo e il suo spirito indomito, guidava i suoi uomini con la ferma convinzione che la loro causa fosse giusta e che la vittoria fosse a portata di mano. La battaglia di Calatafimi, combattuta con coraggio e abnegazione, segnò l'inizio di una nuova era per l'Italia. Le truppe borboniche, sorprese dall'audacia e dalla determinazione dei mille, furono costrette a ritirarsi di fronte all'assedio implacabile dei patrioti italiani. Le strade di Calatafimi furono bagnate dal sangue dei caduti, ma anche illuminate dalla speranza di un'Italia unita e libera. Il successo a Calatafimi fu solo l'inizio della campagna militare dei mille in Sicilia. Con Marsala ormai nelle loro mani, Garibaldi e i suoi uomini avanzarono attraverso l'isola, conquistando città dopo città con il loro coraggio e la loro determinazione. La popolazione siciliana, stufa dell'oppressione straniera e del governo borbonico, accoglieva i liberatori con grida di gioia e speranza. Mentre la notizia delle vittorie dei mille si diffuse attraverso tutta l'Italia, il popolo italiano guardava con ammirazione e speranza verso la Sicilia, dove Garibaldi e i suoi uomini stavano dimostrando al mondo intero che l'unità e l'indipendenza dell'Italia erano possibili.
l'impresa dei Mille non fu solo una serie di vittorie militari, ma anche un simbolo di coraggio, determinazione e speranza nel volto dell'oppressione straniera. Le vittorie a Marsala e Calatafimi segnarono l'inizio di una nuova era per l'Italia. Un'era di libertà e indipendenza che avrebbe cambiato il corso della storia italiana per sempre. Capitolo 5. Avanzata attraverso la Sicilia. Mentre le campane suonavano a festa nelle città liberate, Giuseppe Garibaldi e i suoi valorosi seguaci avanzavano attraverso la Sicilia con passo deciso e cuore ardente. Ogni città conquistata rappresentava un altro tassello nel mosaico della libertà italiana, un altro passo avanti verso l'unità nazionale tanto desiderata. Le vittorie si susseguivano, una dopo l'altra, mentre le forze borboniche erano costrette a ritirarsi di fronte all'avanzata implacabile dei Mille. Da Marsala a Palermo, da Trapani a Milazzo, ogni città liberata portava con sé il fervore della rivoluzione e la promessa di un futuro migliore per l'Italia. La popolazione siciliana, stufa dell'oppressione straniera e del governo borbonico, accoglieva i liberatori con grida di gioia e speranza. I cittadini, mossi dalla passione per la patria e l'ardore per la libertà, si univano ai ranghi dei Mille, pronti a combattere e sacrificare tutto per la causa comune. Le strade delle città liberate erano illuminate dalle fiamme della ribellione, mentre i patrioti italiani si preparavano per la prossima battaglia. Le donne cucivano bandiere tricolori, i giovani affilavano le spade e gli anziani benedicevano i loro figli mentre partivano per la guerra. Ma l'avanzata attraverso la Sicilia non fu priva di sfide e difficoltà. Le truppe borboniche, sebbene costrette alla ritirata, non cedevano senza combattere, e il terreno accidentato e le condizioni climatiche avverse rendevano la marcia dei Mille una prova di resistenza e determinazione. Tuttavia, Garibaldi e i suoi uomini non si lasciavano scoraggiare dalle difficoltà. Con la loro determinazione incrollabile e il loro coraggio indomito, superarono ogni ostacolo e continuarono la loro marcia verso la vittoria finale. L'avanzata attraverso la Sicilia rappresentava non solo una serie di vittorie militari, ma anche un'occasione per il popolo italiano di dimostrare al mondo intero il suo spirito combattivo e la sua determinazione a lottare per la libertà e l'indipendenza. Ogni passo avanti dei Mille era un passo verso un'Italia unita e libera, un'Italia che sarebbe diventata il faro della democrazia e della libertà in Europa. Capitolo 6. L'ingresso a Napoli. L'eco delle vittorie dei Mille si diffuse attraverso tutta l'Italia, fino a raggiungere le rive del Golfo di Napoli. L'antica città, simbolo di potere e magnificenza, si preparava ad accogliere i liberatori con tutti gli onori che meritavano. La marcia trionfale di Giuseppe Garibaldi e dei suoi uomini attraverso le strade di Napoli è stata descritta come un'epica odissea, un momento di trionfo per il popolo italiano. La notizia della liberazione della Sicilia aveva raggiunto la città prima dell'arrivo dei Mille, suscitando un'ondata di entusiasmo e speranza tra la popolazione napoletana. Le strade erano gremiti di persone, ognuna desiderosa di vedere i liberatori che avevano portato la speranza di libertà e indipendenza in una terra oppressa da secoli di dominio straniero. Quando finalmente Garibaldi e i suoi uomini fecero il loro ingresso trionfale a Napoli, furono accolti da una folla oceanica di persone che agitavano bandiere tricolori e gridavano il loro sostegno con un entusiasmo travolgente. Le strade erano un mare di volti sorridenti e lacrime di gioia, mentre il popolo italiano dava il benvenuto ai suoi liberatori con il cuore gonfio di gratitudine e speranza. L'ingresso trionfale dei Mille a Napoli segnò la fine del regno borbonico e l'inizio di una nuova era per l'Italia. Con la caduta del regno delle Due Sicilie, l'unificazione italiana sembrava finalmente a portata di mano. Le speranze e i sogni di generazioni di patrioti italiani stavano per essere realizzati e il popolo italiano guardava al futuro con fiducia e ottimismo. Ma l'impresa dei Mille non era ancora completa. Mentre Napoli celebrava la sua liberazione, Garibaldi e i suoi uomini si preparavano per la prossima fase della loro missione, la conquista di Roma e il completamento dell'unificazione italiana. La strada verso l'unità nazionale era ancora lunga e tortuosa, ma i Mille erano determinati a portare a termine la loro missione, costasse quel che costasse. Con la caduta di Napoli e la liberazione della Sicilia, l'Italia stava finalmente risorgendo dalle ceneri del passato, pronta a prendere il suo posto di diritto sulla scena mondiale.
L'impresa dei mille aveva dimostrato al mondo intero il potere della determinazione e della volontà umana, e il popolo italiano si preparava a scrivere un nuovo capitolo nella sua gloriosa storia. Capitolo 7. Conseguenze politiche. L'impresa dei mille non fu solo un trionfo militare, ma anche un evento di grande significato politico per l'Italia e per l'intera Europa. La caduta del Regno delle Due Sicilie segnò una svolta storica nella lotta per l'indipendenza e l'unità italiana, gettando le basi per la formazione di uno Stato nazionale unito e indivisibile. Il ruolo di Giuseppe Garibaldi come eroe nazionale e icona del Risorgimento italiano è indiscutibile. La sua determinazione incrollabile e il suo coraggio indomito ispirarono milioni di italiani a lottare per la libertà e l'indipendenza della loro patria. Il suo nome rimarrà per sempre scolpito nei cuori e nelle menti del popolo italiano come simbolo di speranza e cambiamento. Le conseguenze politiche dell'impresa dei mille furono profonde e durature. La liberazione della Sicilia e la caduta del Regno delle Due Sicilie consolidarono il potere della monarchia piemontese nel processo di unificazione italiana. Con il sostegno della Francia e del Regno Unito, il Regno di Sardegna, guidato dal re Vittorio Emanuele Tecuanzo, divenne il fulcro dell'unificazione nazionale. La vittoria dei Mille aumentò il prestigio internazionale dell'Italia e rafforzò il suo ruolo come potenza emergente in Europa. La nuova Italia unificata divenne un attore chiave negli affari europei, partecipando attivamente alla politica continentale e cercando di affermare il proprio diritto di autodeterminazione e sovranità nazionale. Ma l'impresa dei mille non fu priva di controversie e conflitti. Le rivalità tra i vari stati italiani e le divisioni politiche interne minarono spesso gli sforzi per l'unificazione nazionale. Inoltre, la presenza di truppe straniere sul suolo italiano e le tensioni con l'impero austro-ungarico e il papato resero il processo di unificazione estremamente complesso e controverso. Nonostante le sfide e le difficoltà, l'impresa dei mille rimane un momento iconico nella storia italiana, un simbolo di coraggio, determinazione e speranza nel volto dell'oppressione straniera. L'eredità di Garibaldi e dei suoi seguaci vive ancora oggi, come testimoniato dall'Italia unita e indivisibile che conosciamo oggi. L'impresa dei mille ci ricorda che, con coraggio e determinazione, è possibile realizzare i sogni più audaci. Capitolo 8. Conclusioni. In conclusione, l'impresa dei mille rimane un momento epocale nella storia italiana, che ha plasmato il corso del paese e ha lasciato un'impronta indelebile sulla coscienza nazionale. Attraverso il coraggio e la determinazione di Giuseppe Garibaldi e dei suoi seguaci, l'Italia ha compiuto un passo significativo verso l'unità nazionale e l'indipendenza. L'impresa dei mille non è stata solo una serie di vittorie militari, ma un catalizzatore per il cambiamento politico e sociale in Italia. Ha dimostrato al mondo intero il potere della volontà umana e la forza della determinazione nel perseguire un ideale nobile e giusto. L'eredità di Garibaldi e dei suoi seguaci vive ancora oggi, come testimoniato dalla nazione italiana unita e indivisibile che conosciamo. Il loro sacrificio e la loro dedizione alla causa della libertà e dell'indipendenza rimarranno per sempre incisi nella memoria collettiva degli italiani, ispirando le generazioni future a lottare per la giustizia, l'uguaglianza e la libertà. L'impresa dei mille ci ricorda che, anche di fronte alle avversità più grandi, è possibile realizzare i sogni più audaci. Attraverso la determinazione, il coraggio e la solidarietà, è possibile superare ogni ostacolo e costruire un futuro migliore per noi stessi e per le generazioni future. Che l'esempio dei mille continui a illuminare il cammino dell'Italia e di tutti coloro che lottano per la libertà e l'indipendenza in tutto il mondo. Che possiamo tutti imparare dalla loro storia e dalla loro determinazione a perseguire la giustizia e la dignità per tutti gli esseri umani. E così, con il cuore colmo di gratitudine e speranza, chiudiamo questo capitolo della storia italiana, consapevoli che il nostro viaggio verso un futuro migliore è appena iniziato. Che possiamo guardare avanti con fiducia e ottimismo, sapendo che, come i mille prima di noi, possiamo realizzare grandi cose quando ci uniamo e lavoriamo insieme per il bene comune. E con questo abbiamo concluso il nostro viaggio attraverso l'impresa dei mille, un capitolo fondamentale nella storia italiana. Spero che questo video vi abbia fornito un'interessante panoramica degli eventi e delle persone che hanno plasmato il corso del nostro paese.
vi invito a continuare a seguire il mio canale, Fabio Silver News, per esplorare altri argomenti affascinanti e per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e curiosità. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video e di condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. La vostra partecipazione è fondamentale per far crescere questa community. Grazie ancora per essere stati con me in questo viaggio attraverso la storia italiana. Ci vediamo al prossimo video su Fabio Silver News. A presto!